Come gruppo noi abbiamo sempre difeso l'istituto della fusione, perché riteniamo che dove i cittadini ritengono, le amministrazioni ritengono e insieme fanno un percorso e ci sia il vantaggio per i cittadini, per il comune, è una semplificazione istituzionale che funziona, ma lo difendiamo se c'è un percorso e se tutti insieme, amministrazioni e cittadini, ritengono che quel percorso sia adeguato a migliorare la loro qualità di vita. Ma se, e per questo abbiamo sempre lottato, perché abbiamo cercato di difendere la legge regionale da quell'algoritmo che avete voluto inseguire, abbiamo cercato di farvi capire, e in parte penso che l'assessore l'abbia recepito, che i percorsi di fusione vanno fatti con una partecipazione che parte prima dello studio di fattibilità e non dopo, perché far partecipare i cittadini dopo che hai deciso non la chiamo partecipazione, ma la chiamo pubblicità progresso, quello che volete. Quindi noi l'abbiamo difeso l'istituto della fusione e per difenderlo, quando vediamo che c'è un processo che è un inganno della volontà dei cittadini, che è una forzatura, allora in quel caso difendiamo l'istituto della fusione e diciamo no, perché qui fate un danno all'istituto della fusione, oltre a fare un danno ai cittadini, perché li volete forzare ad una scelta sulla quale non è stato fatto un percorso. Quindi, quando c'è da dire no al percorso di fusione, perché quel percorso è stato una forzatura, noi diciamo no anche all'indizione del referendum. L'abbiamo detto in pochi e particolari casi, ma quando quei casi erano gravi. Dopodiché, se in altri casi diciamo il percorso al referendum diciamo ha avuto delle criticità, e magari queste criticità le abbiamo anche sottolineate, ma diciamo il referendum va avanti, poi se è il caso ci mettiamo di fianco ai cittadini, immagino Colorno Torrile, dove ci sono dei cittadini che dicono questo referendum per noi è da votare no, e ci mettiamo di fianco a quei cittadini, diciamo in questo caso al referendum vi sosteniamo e diciamo siamo con voi perché dite di no, perché le motivazioni sono queste e queste. Però c'è una gradazione, non potete tutte le volte forzare la mano, in questo caso, e questo penso che sia il peggiore fino ad oggi, è quello in cui avete forzato di più di tutti la mano. E quindi noi difendiamo l'istituto della fusione, se c'è da dire no al percorso diciamo di no, se c'è da dire no durante la campagna elettorale diciamo no, se c'è da aiutare ad arrivare ad un buon fine, che è un percorso istituzionale di semplificazione, che è approvato dai comuni e soprattutto dai cittadini, ci mettiamo al loro fianco. Però voi invece volete fare tutte le volte di ogni erba un fascio perché avete un obiettivo numerico. L'obiettivo numerico in questo modo non lo raggiungete, anzi peggiorate la situazione. Stiamo cercando di spiegarvelo passo passo, qualcosa ogni tanto lo capite, ancora tutto non avete capito. Speriamo che un po' alla volta ci arriviate anche voi. Grazie.